Padovano, oggi una grande assemblea pubblica a Pescara con tutte le associazioni, ma con la politica per dire no a questa sentenza del Consiglio di Stato. Ma non per dire no alla sentenza del Consiglio di Stato, ma come si può fare? Cioè, io ho un'attività economica, insieme a mia figlia ne abbiamo due, che abbiamo fatto una pianificazione in base alla concessione che ci è stata rilasciata nel 2019. Abbiamo dovuto registrare perché è un atto pubblico. Dopo tre anni mi si dice che quell'atto è nullo e quando francamente ho qualche difficoltà. Ho pianificato per quest'anno una ristrutturazione di tutte e due le strutture balneari perché questo modo di consentirci un periodo più lungo ci consente di pianificare degli investimenti. Praticamente a questo punto, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, noi rimaniamo bloccati. Allora la domanda mi pongo, ma io a chi devo sentire? A chi devo dare retta? Al Parlamento, al Consiglio di Stato, al TAR, alla Corte Costituzionale? Non lo so, io faccio l'imprenditore, io sono un imprenditore e devo fare questa attività. Non posso fare né lo parlamentare, né l'ingegnere, né l'avvocato, né tantomeno il giurista. Non è una questione che riguarda me. La politica si assume adesso... Il problema, ritorni a fare politica con la P maiuscola e dica che ogni istituzione deve fare la propria istituzione. Da come stanno dicendo i parlamentari, confermano quelle che diciamo noi. Non può essere il Consiglio di Stato che ci detta le leggi, è il Parlamento che le mette in funzione. La Regione Abruzzo, ma anche la cooperativa balneare degli stabilimenti balneari di Pescara, insieme alla Regione Abruzzo, hanno impugnato questo provvedimento. Soltanto che manco ci hanno dato l'opportunità di poter, non ci hanno manco ammessi, e questo è già grave, perché non è pensabile tenere fuori le imprese, la Regione stessa che è portatrice di un provvedimento. Attenzione, che quel provvedimento che ha fatto la Regione l'ha fatto in funzione di una legge. Non è che la mattina si è alzata Marsiglio e dice ma faccio la legge, rinnovo le concessioni demaniali perché tanto comando io. Non è così, lo ha fatto in funzione della 145, di una legge dello Stato.